tutti quest'oggi alla riunione di sintesi che dopo tanto lavoro ci ha portato a questo tavolo per essere pronti a presentare il 15, il 16 e il 17 di luglio quello che sarà un evento veramente importante per il nostro paese, la rievocazione storica dell'attacco alla Certosa di Toerano. Abbiamo qui Andrea Puleo della 51esima mezza brigata di battaglia, che diciamo, è colui che ha curato tutta la parte storica e che curerà nei 3 giorni i dettagli per le battaglie che assisteremo sul nostro territorio. Io mi trovo qui veramente a ringraziare tutti, ringrazio l'Associazione Sportiva di Toerano, l'Associazione San Pietro, il Centro Anziani Aurora, la Proloco e il Gruppo Macarius, nonché tutti i commercianti che hanno preso, che partecipano a questo evento, è veramente importante. Un evento per noi importante, un evento che sarà supportato ancora dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del gruppo intercomunale Toerano-Boissano-Loano, che ancora una volta si troveranno impegnati a fronteggiare un evento complesso, ma che faranno in modo che sia garantita la sicurezza su tutto il territorio. E veramente a nome di tutta l'amministrazione, il consigliere delegato Denia Cardi per le associazioni, vi ringraziamo di questa rete che non avrebbe, non saremmo mai riusciti a portare a termine questo importante progetto senza di voi. La parte storica magari ci racconterà qualcosa Andrea Puleo. Il mio invito è quello di far venire più gente possibile per appunto presentare Toerano anche per le peculiarità storiche e culturali che è in grado di dare. Abbiamo un monumento storico e rievocativo del tempo, che è la nostra Certosa, che in quei giorni sarà diciamo, il soggetto principale, la location principale degli scontri, ma non solo, andremo a dare valore al nostro ponte medievale con l'accampamento militare da parte degli austriaci che vivranno 24 ore su 24 all'interno di questo accampamento per poi prendere parte a quelle che saranno le guerriglie interne. Il nostro parco del Marchese, che è un parco monumentale e che ospiterà l'altro accampamento che è quello francese, e poi tutto il nostro borgo dove appunto le associazioni che ho nominato prima e i commercianti creeranno un percorso enogastronomico a tema, rievocando quelli che sono i piatti, che erano i piatti della tradizione. In questo ci ha aiutato il responsabile del nostro museo, Orlando Boccone. Vi invito a partecipare tutti perché gusteremo piatti un po' inconsueti perché dell'epoca, dal pollo all'amarengo, alle anguille fritte, alle zuppe che era solito mangiare il buon Napoleone Bonaparte, e con questo percorso quindi si potrà vivere il borgo a 360 gradi e insieme mettiamo cultura, arte, storia e enogastronomia. Non vado oltre, passo la parola al nostro Andrea Puleo e ancora grazie a tutti e un in bocca al lupo, ho visto che siamo pronti, quindi 15, 16, 17 a Toerano, luglio a Toerano. Grazie a tutti di questa opportunità che ci è stata data. Noi siamo un'associazione
non a scopo di lucro, quindi lo facciamo per pura passione. Sono 21 anni che noi con questa associazione facciamo eventi in Italia, ma anche in tutta Europa. È organizzato anche oltre frontiera. È bene che avvenga questa cosa qui, perché è la prima volta, devo dire, da tutti gli eventi che ho organizzato e cui ho partecipato, che tutta la città viene coinvolta. È la prima volta in assoluto. Non c'è mai stato nessun altro evento dove la città, i negozianti, il borgo intero si è trasformato. Abbiamo sempre avuto degli spazi importanti, ma in grandi battaglie. L'ultima che ho fatto è stata quella di Waterloo, il bicentenario della battaglia di Waterloo, dove eravamo in uno spazio aperto, ma nessuno del pubblico, comunque del comune o del paese abbia mai partecipato a questo evento qua. Quindi ringrazio ancora, perché viene data questa ulteriore possibilità di ampliare questo evento di ricostruzione storica. Noi facciamo ricostruzione storica e quindi non curiamo molto l'aspetto al di là di quello dei soldati, della vita dei soldati, però è bene che vengano queste cose qui culturali, quindi è un connubio interessante che magari in futuro si potrà sviluppare in altre zone. Qui c'è stato un evento, come spiegavo prima, molto molto importante, perché è stato sottovalutato, però all'epoca no, perché Loano è la battaglia che avvenne, l'hanno chiamata la battaglia di Loano, ma aveva un fronte di circa 40 chilometri. E qui a Toirano c'è stata una parte molto molto importante, qui combatterono soldati che trasformarono la storia. Per questo motivo sull'Arco di Trionfo di Parigi viene menzionata questa battaglia, che è tra le più importanti, perché da questa battaglia qua Napoleone viene nominato comandante dell'Armata d'Italia e trasforma l'Europa. Da qui c'è stato un grande cambiamento. L'altro cambiamento è il modo di combattere. Nel Settecento si combatteva in una maniera, con la battaglia di questi eventi qua del 23 novembre 95, 1795, si trasformò ulteriormente il modo di combattere. Prima erano grandi schieramenti che si confrontavano uno contro l'altro, e la grande quantità di soldati, di armi, di cannoni, di cavalli faceva sì che uno schieramento l'altro vincesse. A volte c'erano pochissimi morti, quindi veramente scontri quasi a livello di scacchiera. Con Loano, con la battaglia del novembre 95, cambiò completamente tutto. Ci furono veramente dei massacri, e qui vedete a teatro veramente cruenti scontri dove veramente persero veramente la vita tanti uomini. Nel periodo che avvenne questa battaglia, i generali che combatterono qua trasformarono quindi questo modo di combattere, e su 14 generali presenti francesi, 9 divennero marescialli di Francia. Questo proprio per la peculiarità che avevano queste persone che combatterono qua. Dall'altra parte c'erano gli austriaci, che avevano occupato il nord Italia, quindi i piemontesi subito dopo si ritirarono e vennero sconfitti definitivamente l'anno successivo, e gli austriaci vennero riportati sulle linee austriache l'anno del 96. Quindi qui avvenne veramente il cambiamento di tutta l'Europa. Cosa dire ancora? Grazie ancora per questa grande possibilità, speriamo di ottenere dei risultati a livello di ritorno di immagine, quindi di pubblico, perché è un insieme di cose che avviene veramente interessante, ma speriamo di mettercela tutta. Grazie. Visto che il paese, i commercianti, alcuni abitanti, le associazioni, stanno lavorando, addirittura alcuni stanno cucendo, no, gli abiti dell'epoca, e quindi il visitatore che si recherà nelle cucine o negli esercizi commerciali troverà le donne, i gestori dei locali vestiti. Questo è il connubio che c'è tra la rievocazione storica e la città. È la prima volta che avviene questo in 20 anni di rievocazione, non l'abbiamo mai visto da nessuna parte. E addirittura possiamo anche invitare eventuali visitatori a prendere parte dell'evento in abito storico.